Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come: Rosita Celentano è la figlia della coppia più celebre del mondo dello spettacolo. Un cognome pesante con il quale lei ha sempre giocato con intelligenza ed ironia. Le sue scelte, le sue parole hanno sempre questi connotati e dalle colleghe dice: già il fatto di essere frutto dell'amore della coppia più bella del mondo, l'ha posta, fin dalla nascita, ad un'attenzione sempre sopra le righe. Il fatto poi di essere la primogenita della coppia più famosa del mondo dello spettacolo italiano, le ha dato anche una maggiore responsabilità dinanzi agli occhi del mondo. Ogni suo errore sarebbe stato amplificato dai media e avrebbe coinvolto anche i suoi celeberrimi genitori. Lo stesso, identico destino di tutti i figli d'arte, è toccato a Rosita Celentano. Ma quel cognome così grande ed ingombrante lei se lo è caricato addosso leggero come una piuma. Ha sempre scelto in prima persona cosa fare, quando farla e con chi farla, ascoltando, eventualmente, il parere autorevole dei suoi genitori, ma decidendo sempre di testa sua. Rosita Celentano, una carriera dove non le è mancato nulla. Rosita Celentano, classe 1965, nella sua carriera artistica ha toccato praticamente tutti gli ambiti del mondo dello spettacolo. Dalla televisione al teatro, dal cinema alla musica, la primogenita di Adriano Celentano e Claudia Mori non si è fatta mancare nulla. Non sempre è stato un successo, come la conduzione del Festival di Sanremo del 1989, quando ha condiviso la conduzione della Kermesse Canora insieme ad altri tre figli d'arte, Danny Quinn, Gianmarco Tognazzi e Paola Dominguin. Ma quel cognome, oltre ad una inevitabile maggiore visibilità e responsabilità, le ha dato anche qualcos'altro. Quella dote tutta paterna di andare oltre il pensiero corrente. Di pensare e dire cose diverse dal pensiero unico del mondo dello spettacolo ed uno dei suoi ultimi post può essere preso come suo manifesto. Parole che si rivolgono direttamente ad alcune sue colleghe, a coloro che non accettano l'inevitabile passare del tempo ed a loro ha detto che: sarò una vecchia. Una foto con il suo sorriso che ormai tanti conoscono da tempo. Quel sorriso dolce e naturale accompagna parole che sono frecce avvelenate verso quelle colleghe del mondo dello spettacolo, e non soltanto, che si illudono che attraverso la chirurgia estetica o l'utilizzo di qualche orpello artificioso, si possa rimandare indietro l'inevitabile vecchiaia del corpo. Sarò comunque una vecchia dignitosa e radiosa. Io amo i miei capelli che imbiancano. Accetto con sana ironia gli inevitabili cambiamenti del corpo e ci rido su. Ogni volta di più. Regalatevi una vecchia serena, lontana da unghie finte, da estensione e labbra a canotto. Queste le sue parole inserite nel suo post pubblicato sulla pagina Facebook di Spettegolando.it. Le sue parole sono sempre connotate da intelligenza ed ironia. Sarà forse per questo che tante sue colleghe non le comprenderanno. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.